Allora ragazzi, faccio un altro piccolo video, stavolta piccolo veramente, addirittura ho impostato il limite a 5 minuti così evito di dilungarmi. Una piccola critica che muove il gioco, che dall'altra parte è anche una riflessione. All'interno del gioco noi possiamo andare in un posto come una, diciamo, una bancarella del cibo, che tra l'altro abbiamo anche qui, nelle vicinanze di Gigi Street, parlare con il negoziante, acquistare del cibo, farlo con una transazione meccanica e deludente, e ritrovarci del cibo acquistato nell'inventario che poi possiamo consumare o smontare, tra virgolette, per acquisirne componenti per fare altre cose. Perfetto, e non c'è neanche un'animazione appunto che permette di mangiare e bere, come abbiamo visto le altre volte. Però hanno pensato che fosse utile per qualche motivo istituire alcuni negozi di sex shop dove è possibile acquistare questo. Adesso lo faccio vedere l'incoerenza di questa cosa che non ho capito. Succede questo, cioè esistono negozi dove si possono comprare piselli volanti, dildi, peni enormi, dildi insomma giganti, varie cose, protezione, sembrano, non lo so, profilattici di qualche tipo, giochi sessuali, più le brain dance, che sono delle esperienze registrate in primis da una persona con un apparecchio particolare, che registrano esperienze ed emozioni vissute dalla persona che registra. Questa è una cosa, poi anche un concetto molto bello e interessante inserito in Cyberpunk, quindi poteva essere molto migliorato. Ma che succede? Queste brain dance è possibile, diciamo, come dire, farne esperienza solo all'interno delle missioni principali, e dopo all'incirca quasi 20 ore di gioco tra missioni principali e secondarie, io fino adesso ne ho viste due brain dance possibili. Cioè, le brain dance vengono vendute in questa maniera qui. Questi sono praticamente brain dance materiale pornografico. Una volta che le acquistate, vengono inserite nel vostro inventario in questo modo qui, sotto la voce varie, che tra l'altro non è presente neanche come filtro tra le categorie, quindi praticamente dovete andare a guardare in questa sezione che vi mostra tutti gli oggetti del vostro inventario. Non c'è una categorizzazione per queste cose e dice solo materiale bonus incompatibile con il tuo software, quindi vengono vendute, almeno per quanto ne so io nell'esperienza attuale, senza che ci sia un senso, senza che possano essere utilizzate. E addirittura in questo caso la missione principale ha voluto che io andassi da un venditore di brain dance illegali, che è qui da qualche parte, solo che non, al momento non lo ritrovo. È comunque nelle, eccolo, è qui. No, non è vero, non è qui. Comunque è nelle vicinanze. Vende delle brain dance illegali, cioè grezze, quindi non elaborate. E niente, cioè, nel senso, non è possibile utilizzare neanche quelle, nonostante ci viene fatto una grossa spiegazione all'interno del gioco. Io trovo tutto questo onestamente altamente incoerente e poco produttivo dal punto di vista dell'immersività. Niente, questo era il mio piccolo punto di vista e volevo esporlo.